oggi parliamo di un cult corale, in cui i migliori attori degli anni 80 sono diretti da Castellano e Pipolo in una commedia dedicata allo shopping. Grandi Magazzini, anno 1986. Porta qui la tua famiglia, padre, madre, figlio e figlia. Io che sono fra i più piccini vengo ai Grandi Magazzini. Stop! Com'era? Inizialmente il film sarebbe dovuto durare circa un'ora e mezza, ma poi il produttore Cecchi Gori continuava a inserire sempre nuovi personaggi e i due registi si trovavano costretti a scrivere la sera prima le gag da registrare il giorno dopo e inevitabilmente il minutaggio si è allungato. Di Grandi Magazzini esistono diverse versioni e quella che vi state per gustare è una long version da 146 minuti. Deragliamento di un treno a Bogotà e sono morti 250 persone, 758 feriti. Tu ci stavi sul treno a Bogotà? No. E allora che ti cazzo fa? Ma veniamo al cast. Da Copione, il personaggio palestrato di Christian De Sica sarebbe dovuto essere un pignolo ragioniere. Ma durante le riprese l'attore decise di cambiarne il carattere, rendendolo più coattone, un bodybuilder trash un po' più vicino alle sue corde. Devo dire che sto vivendo momenti magici, però mo che abbiamo fatto le belle statuine, me volete da roba? Oltre al personaggio, qualcuno ha pensato bene di cambiare anche il nome di Christian De Sica. Guardate qui, siamo nei titoli iniziali. Leggete crrr, ma come crrr? Christian De Sica si scrive con l'H. Anche Paolo Villaggio cambiò il suo personaggio. Eh sì, perché all'inizio sarebbe dovuto essere semplicemente un taccheggiatore dei Grandi Magazzini, ma poi rimase folgorato da Zed, un artista che imitava un robot. E così, con i due registi, decise di inserire uno sketch proprio di un robot giocattolo. E fu lo stesso Zed a insegnare i movimenti a Paolo Villaggio dietro le quinte. Saluta il Totore! E anche qui abbiamo trovato un errore. A un certo punto del film, per un controllo della qualità, viene tagliato l'orecchio al robot Paolo Villaggio. Quando poi però viene portato lo smantellamento degli automi, si nota benissimo che l'orecchio dell'attore è ricomparso magicamente. Sono l'uomo io! Dicono tutti così. Nel film ci sono due piccole sexy comparsate, forse sfuggite anche agli occhi dei più esperti. Le ragazze a cui si alza la gonna sopra la grata sono due giovanissime Francesca Dell'Era ed Eva Grimaldi. Le avevate riconosciute? Premi! Pronti, dottor! Salviate già dentro l'ascensore! Grandi Magazzini è l'ultimo film di Luciano Bonanni, uno dei più noti generici del cinema italiano. Ha recitato in più di 80 pellicole e con attori del calibro di Totò e Alberto Sordi. Poco prima di ritirarsi dalle scene, viene chiamato in Grandi Magazzini a recitare la parte di se stesso. E come conferma Nino Manfredi... Anche Bonanni compra i Grandi Magazzini. Comunque, nel caso voleste fare un po' di sano shopping nei Grandi Magazzini del film, sappiate che non esistono. Eh sì, perché gli esterni sono quelli dell'Ibis Hotel ad Agrate Brianza, mentre le riprese degli interni sono state effettuate in due centri commerciali differenti, uno in provincia di Milano e l'altro in provincia di Viterbo. Il cane dov'è? No, ancora pure del cane, gliel'ho detto, tranquillo, l'ho fatto anche castrare. Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi inculi, ho paura che mi morda. La colonna sonora di Grandi Magazzini è un vero e proprio cult anni 80, scritta da Castellano, Pipolo, detto Mariano, e cantata da tutto il cast. Pensate che ogni attore ha registrato il proprio pezzo e poi in fase di montaggio li hanno amalgamati uno sopra l'altro e hanno creato questo. Grandi Magazzini, per grandi e per piccini, soldi e saldi regalati con i prezzi già scontati già. Ah, che belli questi Grandi Magazzini, eh? Io quando vado al centro commerciale divento un mandrillo mica da ridere, tutte le abbordo, con tutte ci combino. Il bambino Enrico Tamburini è atteso all'uscita dalla mamma. Sì, ma non prima di essermi gustato per l'ennesima volta un cult come Grandi Magazzini. Mamma, aspetta. Apparizione, ma che è un film dei fantasmi? No, è uno short pubblicitario dei Grandi Magazzini, cose... I cecchi? Se mi era rimasto un vaffanculo così te lo davo.